Continua a Matera il programma del Jazziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, giunto alla 37esima edizione. Nella serata del 22 agosto, Avishai Darash, pianista di origine franco-israeliana, ha portato le sue ultime composizioni in quartetto con Richard Nacinelli al basso, Pedro Nobre alla batteria, Antonio Moreno Glatzkov alla tromba. Un progetto innovativo di jazz contemporaneo dalle sfumature funk e fusion, intriso di contaminazioni e richiami sonori dalle culture del mondo. La musica si è fatta corpo con lo spazio, il giardino settecentesco dell'Hotel del Campo, creando un'atmosfera sospesa e un'esperienza di ascolto unica. Siamo qui a Matera, in Italia, dove ho portato il mio quartetto con il progetto Between Hope and Despair, un progetto che ho sviluppato l'anno scorso dopo anni di lavoro con grandi orchestre. Così ho deciso di passare ad una formazione più piccola, un quartetto, con cui abbiamo potuto organizzare e controllare queste due emozioni, la speranza e la disperazione. È un progetto arrivato in un periodo della mia vita in cui stavo sperimentando queste due emozioni in una maniera drastica, connesse agli eventi che stavano accadendo nel mio paese e nel resto dell'Europa, e ho deciso di metterle insieme e tradurle in musica insieme ai miei colleghi. Siamo davvero felici di poter portare la nostra musica a un pubblico diverso qui a Matera. All'inizio non sapevamo bene che tipo di festival fosse il Jazziamoci, ma alcuni amici italiani mi hanno detto che è un festival con un ambiente intimo e familiare che crea un'atmosfera di casa. La possibilità e l'opportunità di suonare la musica di Avishai ci dà modo di riscoprirci ancora di più in modo nuovo. E Avishai è un pianista, un compositore che io ammiro tantissimo. Le sue composizioni sono molto specifiche, hanno influenze un po' da culture di tutto il mondo, ma al tempo stesso sono molto aperte, ci lasciano molto spazio per esprimerci e per riscoprirci, diciamo, e ogni volta live ci sono sorprese e questa cosa ci insegna molto ed è molto entusiasmante.